ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee. Sono in quarantena in camera mia a Tokyo in Giappone e faccio un video tutti i giorni per appunto passare il tempo durante la mia quarantena. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale YouTube e vi ricordo che ho anche una pagina Facebook e Instagram e TikTok con lo stesso identico nome, American Coffee Travel. Nel video di oggi spacchetteremo la mia spesa che il mio coinquilino mi ha gentilmente fatto al 100 yen store vicino a casa mia. Partiamo dalle basi. Che cosa è un 100 yen store? Un 100 yen store è un negozio dove tutto all'interno costa 100 yen. Aggiungendo le tasse sono 110 yen in totale per ogni singolo prodotto che acquisterete. Ci sono prodotti che costano di più di 100 yen, se così fosse in questo caso saranno marcati col prezzo, e ci sono prodotti che costano 200, 300 yen, fino a magari 500 yen con l'aggiunta delle tasse. Ma tutto quello che ho comprato oggi è costato 110 yen perfettamente, e vediamo che cosa si può comprare in un 100 yen store a Tokyo, in Giappone. Iniziamo da cose essenziali come gli snack. Questa scatola di biscotti, ragazzi, che il mio coinquilino mi ha comprato, sono appunto 110 yen. Ci sono cose veramente essenziali come biscotti, snack di qualsiasi tipo, ragazzi. Queste sono delle patatine che tra l'altro non ho mai provato, quindi sono curiosa di sapere di cosa saranno. Ho dato la lista al mio coinquilino e gli ho detto: vai di fantasia, prendi quello che ti ho scritto, ma scegli tu, non preoccuparti. Quindi queste sono le patatine che mi ha comprato. Quindi il 100 yen store vende di tutto: essenziali per la casa, mutande, calzini, vende qualsiasi cosa, tappeto del bagno. Il tappeto del bagno che abbiamo qui l'ho comprato al 100 yen store, quindi salviette, qualsiasi cosa. Ed è il regno degli snack, ragazzi. Se volete comprare uno snack al 100 yen store, c'è di solito una grande assortimento di snack di vario tipo. Questi sono cracker di riso. Questi cracker di riso, in realtà, se li compro in un altro supermercato costano meno, costano 75 yen anziché 100. Ma come vedete ci sono un po' di cose essenziali. Il mio coinquilino sa che adoro il carinto, quindi questo, grazie coinquilino, quindi mi ha comprato questo che è un pacco di carinto. Questi sono cracker di riso fritti e poi successivamente coating, quindi passati nello sciroppo di zucchero di canna integrale, e sono in assoluto il mio snack, uno degli snack preferiti tradizionali giapponesi per me. Adoro il carinto, quindi in totale gli ho chiesto di prendermi 5 pacchi di snack perché sono in casa per una settimana. Essenziali come la zuppa di miso, che appunto sono 12, quindi posso semplicemente fare la zuppa di miso. Troverete anche ingredienti da cucina nel 100 yen store, non solo snack. Non trovate cibo fresco, questo lo potete trovare dall'Ozon 100, e ho un altro video a riguardo di quella spesa, guardatelo ragazzi sotto nell'info box. Quindi essenziali per cucinare: sale e zucchero, salsa di soia, qualsiasi cosa c'è al 100 yen store. I 100 yen store aprono generalmente alle 10 del mattino, un po' tardi, e rimangono aperti fino alle 9-10 di sera. Penso che in alcune parti possono rimanere aperti anche fino alle 11, ma non rimangono aperti mai 24 ore. Zucchero e caffè istantaneo. Personalmente vi consiglio in verità questa marca di caffè istantaneo, ragazzi, ha una storia vera. Costa 100 yen e c'è un'altra marca a Don Quixote che ha appunto è il doppio e costa 200 yen, quindi praticamente lo stesso identico prezzo. Ma Coffee Break, ragazzi, Coffee Break è buonissimo per un caffè istantaneo che costa poco. Veramente a me piace tanto, lo raccomando. Se dovessi scegliere tra Coffee Break e Nescafè, probabilmente sceglierei ancora Coffee Break. Trovo che non ha nessun retrogusto, veramente. Sapete che a volte i caffè istantanei hanno quel retrogusto terribile, un po' amarognolo, molto disgustoso? Coffee Break non ce l'ha. 100 yen.
Questa spesa è un po' di... l'ho mandata al 100 yen store perché mi servivano un po' di essenziali e so che questi essenziali sono a 100 yen al 100 yen store, quindi è un posto affidabile perché il prezzo non cambia mai e troverete tutto quello che vi serve. Io dovevo andare a fare la spesa lunedì scorso, ma poi sono risultata positiva e quindi ho finito cose come lo shampoo che dovevo comprare lunedì, quindi ho detto no, cavolo, adesso sono in quarantena senza shampoo che avrei dovuto comprare oggi perché lunedì dovevo fare un lavoro extra, quindi avrei ricevuto soldi extra e quindi niente, lo shampoo al 100 yen stores assolutamente non ve lo raccomando, ragazzi, è proprio di bassa bassa qualità come quei motel da 2 stelle sulla Riviera, avete capito, che vi danno lo shampoo gratis, o quei motel veramente che costano veramente poco, quindi questo shampoo non è il massimo, purtroppo. E successivamente altra cosa che ho ancora, ma non sapevo se avrei finito durante la mia quarantena, quindi gli ho chiesto di comprare appunto il dentifricio al 100 yen store. Essenziali, cibo, troverete anche cibo preconfezionato che potete scaldare in microonde, come ad esempio questa confezione di Kerry, questa marca Aichi, è molto popolare, la trovate un po' dappertutto e appunto questo è un mega Kerry. Naturalmente Kerry e il ramen istantanei ci sono al 100 yen store, mi hanno fatti prendere 2 di confezioni. So, al 100 gli ramen istantanei, dovete sapere, vi dico un tips molto importante, costano meno al supermercato. Al convenience store i ramen istantanei costano tantissimo, al 100 yen store costano 100 yen, ma gli stessi identici ramen istantanei se andate al supermercato costano meno all'andata. Questa marmellata è veramente ovunque ed è molto interessante perché è in verità il coperchio è in plastica, ma la confezione è in carta. Pensate un po', questa marmellata nelle confezioncine così in cartone è una tra le cose più giapponesi che abbia mai visto perché veramente secondo me l'idea di se mi dite marmellata in Giappone, questo è il concetto di marmellata ed è venduta ovunque questo tipo di marmellata. Questa è tutta la mia spesa e queste sono alcune delle cose che potete trovare al convenience store. Adesso vi lascio un extra bonus che può essere molto interessante. Cosa succede quando arriva l'inverno? Una cosa bellissima che potete trovare nei convenience store in Giappone sono gli scaldamani. Gli scaldamani monouso e gli scaldapiedi monouso. Eccoli qua. Non è in realtà uno scaldamani perché quando ero andata per comprarli, che sono andata appunto a Chichibu Saitama, mi servivano, non li avevano finiti e quindi ho dovuto comprare un hot pack. Cos'è la differenza tra gli scaldamani e il hot pack? L'hot pack è un pacco caldo che appunto ha una banda adesiva che può essere attaccata al corpo, sopra i vestiti, tra un vestito e l'altro. Ad esempio sulla schiena o sulla pancia, se avete mal di pancia lo potete utilizzare o semplicemente lo potete mettere appunto all'interno della giacca in questo modo per fare calore e scaldare. E questi invece sono scaldapiedi, li dovete attaccare, vi faccio vedere, sotto ai calzini, tra i calzini e le scarpe dovete metterli immediatamente all'interno delle scarpe e appunto servono per scaldare i vostri piedi. So, in questo pacco ce ne sono 2 paia di scaldapiedi per 100 yen e questo invece aveva 4 o 5, non mi ricordo adesso perché li ho utilizzati, quindi non mi ricordo. Forse erano solo 4 perché è un hot pack e anche questo per 100 yen, quindi è molto molto grande. Se prendete invece gli scaldavani più piccolini, ne avrete di più per 100 yen perché sono più piccoli della dimensione di un hot pack. Quindi questa è una cosa che assolutamente è magnifica del Giappone. In Giappone in alcune zone fa molto molto freddo, c'è molta neve, quindi se verrete in Giappone in viaggio in inverno, andate al 100 yen store, scusate, e compratevi queste cose che appunto sono veramente importanti e salvavita e vi renderanno il viaggio magnifico se li avete. Grazie ragazzi per aver seguito American Coffee Travel, ci vediamo alla prossima, da Tokyo, Giappone, ciao ciao!